Un anno di lavoro, 21 attori coinvolti, ripresa a chilometro zero e tanto impegno per realizzare il video Un canto di Natale a Prato, liberamente tratto dal racconto di Dickens. La cooperativa Kairos, che gestisce il centro diurno per persone con difficoltà mentali a Vaiano, ha realizzato il suo terzo cortometraggio, che verrà proiettato giovedì 21 dicembre alle ore 19.30 nel Teatro del Magnolfi. È un progetto appunto che parte dalla lettura del testo di Dickens. Dopodiché si sono diramati tutti i micro progetti legati appunto a un film, alla realizzazione del cortometraggio ambientato nella Prato degli anni 80, una canzone si intitola Il telaio del nonno, una mostra fotografica dei nostri ragazzi travestiti da personaggi della Londra del 1800 e un plastico di Londra. Come la storia originale, anche quella pratese si snoda sulla linea temporale del passato, gli anni 50, il presente, gli anni 80 e il futuro, il 2016. E ovviamente il filo conduttore è l'industria tessile, elemento presente anche nella Londra vittoriana. Per l'occasione è stata anche composta la canzone Il telaio del nonno, ispirata alle industrie pratesi degli anni 80. Le scene sono state girate all'interno delle aziende, occasione anche per capire il ciclo produttivo. Voi intanto della misericordia faccio io nel film. È il film di tutte le parti, tutto il mondo film. È vero. Passato nel Natale. Scrooge. Un ruolo importante è quello svolto dai centri diurni. E questo di oggi è un bel esempio di quello che si fa anche nei centri diurni, cioè non è soltanto un passatempo.